La professionalità unita all'entusiasmo dell'approcciare un mestiere. Salve Danilo Trapanotto. Salve, salve a tutti. Come si può identificare e classificare il mestiere di enologo nella moderna società? Allora, il mestiere di enologo è un mestiere particolarmente difficile che richiede tanti anni di sacrifici e tanti anni di studi. All'interno della società il mestiere di enologo va sempre più migliorando, va sempre più affinandosi, diventando un mestiere di nicchia e molto ricercato, specialmente in questi ultimi tempi, dove il vino sta assumendo sempre di più un ruolo importante nelle nostre tavole e nelle tavole di coloro che vogliono affinarsi e migliorare sempre di più. Quali sbocchi professionali può garantire studiare e formarsi come addetto di sala con competenze enologiche? Allora, la figura di addetto di sala con competenze enologiche sicuramente è una figura più completa. Quindi è una figura che dà la possibilità di studiare non solo le caratteristiche tipiche del servizio, che sono quelle dell'addetto di sala, ma di abbinarlo a quelle che sono delle caratteristiche più vicine a noi, quindi a noi esperti assaggiatori di vino, relativamente proprio alla cultura enologica. Quindi dà la possibilità all'addetto di sala di capire e di conoscere meglio la provenienza di un vitigno, le caratteristiche pedoclimatiche che hanno portato alla nascita di quel tipo di vino, di quella particolare annata, e anche alle caratteristiche tipiche organolettiche del vino che viene servito nel bicchiere del cliente. È un'attività molto professionale, molto dedicata alla qualità piuttosto che alla quantità, cioè la differenza fra un vino e un eccellente vino la fa spesso anche colui che l'ha costruito in cantina. Il vino effettivamente nasce dall'uva, quindi c'è un'importanza del territorio, un'importanza dell'agronomo, ma anche colui che si occupa della caratteristica dell'affinamento, delle caratteristiche della vinificazione, della fermentazione, della macerazione, fanno sì che quel vino possa diventare un vino di qualità. Pertanto le conoscenze che si andranno a studiare sono delle conoscenze che supportano e che rendono quel utente, quell'allievo, più professionale rispetto agli altri. Questa associazione con questo corso e quindi in generale con l'associazione Eris fa sì che i corsisti e quindi gli allievi comincino questo percorso insieme in maniera da poter fare il primo passo importante verso questo mestiere. E dunque Danilo, perché approcciarsi al mondo dell'enologia? Approcciarsi al mondo dell'enologia è importante perché tramite questo percorso si acquisiscono delle competenze di nicchia, delle competenze di livello che fanno sì che è più facile introdursi nel mondo del mercato e soprattutto è più facile restare nel nostro territorio. Una delle cose che noi stiamo cercando di valorizzare e di muovere il più possibile è dare la possibilità ai nostri giovani di restare a lavorare nel nostro territorio. Il nostro territorio è ricco di aziende di produzione vitivinicola che hanno bisogno di risorse del genere per aumentare la produzione e soprattutto per migliorare la qualità dei vini prodotti. Quindi per questo gli enologi sono sempre più richiesti.